Che è successo? Primo tempo sembrava una Lazio quasi alla pari con la Juventus, poi una debacle completa. No, non è bastato. Non è bastato il primo tempo, non bisogna rimanere col primo tempo perché abbiamo visto che non è bastato. Sicuramente nel secondo tempo sono stati quei 7-8 minuti fatali perché ci hanno imbucato queste tre volte e lì è finita la partita, diciamo. È mancato continuare a sforzarci a fare un po' meglio il primo tempo, quello sicuramente. Ma il fattore mentale, avete staccato la spina troppo? La spina no, né fisico né niente, bisognava essere più ordinati, cercare di essere più quadrati come squadra e non ci siamo riusciti. Errori non individuali ma di reparti in generale, non solo difesa, attacco, centrocampo. Cristian, si sapeva che insomma il centrocampo avreste sofferto anche perché loro fanno di quella la loro arma migliore? Ma no, non tanto il centrocampo, loro ti allargano con i due esterni e tu devi fare una scelta, o prendi gli esterni o chiudi il passaggio ai due attaccanti che praticamente hanno giocato sui due nostri centrali, hanno fatto i nostri due centrali, hanno fatto un primo tempo alla grande secondo me perché stavano comunque sempre uno contro uno e era dura. Però la forza loro la sapevamo, la sanno tutti, però abbiamo dimostrato soprattutto nel primo tempo che ce la potevamo giocare, poi si poteva anche perdere, però non così sicuramente. Tu a un certo punto hai fatto anche il trequartista, la seconda punta, per cercare magari di dare anche un po' la scossa alla squadra. No, movimenti per cercare di lasciare spazio agli altri due centrocampisti, però ripeto, non è bastato, non rimaniamo sugli allori del primo tempo, su quello che avevamo fatto, c'è da lavorare, da migliorare, una brutta sconfitta perché il risultato lo dice. E niente, mo non cominciamo a fare buoni e cattivi, bravi e meno bravi, mo bisogna rimboccarsi le maniche perché qualche mesetto fa quando abbiamo vinto la Coppa l'abbiamo vinta tutti, oggi l'abbiamo persa tutti, bisogna rimanere con la testa a posto, tranquilli, sapere che abbiamo perso tutti, non cominciare, ripeto, con buoni e cattivi perché no, così non funziona, qua bisogna pensare che siamo tutti quanti di parte della Lazio e cercare di migliorare. Senti, l'anno scorso era 4-1-4-1, quest'anno è 4-2 con l'inserimento di Biglia, ci può essere anche che insomma bisogna un po' oliare i meccanismi? No, non è questione di numeri, abbiamo visto, ripeto, il primo tempo ci siamo riusciti a fare colpo su colpo, quindi non è questione di numeri e schemi, è questione di noi migliorare e cercare di fare quello che avevamo fatto nel primo tempo per tutta la partita, non è facile ma bisogna cercare di farlo. Cristian, l'ultima sconfitta così pesante toglie certezze alla solidità della Lazio, quella dimostrata nella scorsa stagione? No, ripeto, toglie se cominciate a fare adesso buoni e cattivi, doveva giocare questo, doveva giocare quell'altro. Noi non lo faremo sicuramente, noi cercheremo di migliorare quello che abbiamo fatto male. Se cominciamo adesso a dire che la squadra che va male lo schema, cominciamo a fare numeri, non è questione di numeri, è questione di concetti, perché abbiamo fatto nel primo tempo bene, nel secondo tempo non l'abbiamo fatto bene. Senti, una settimana al campionato, questo 4-0 così pesante fa suonare un campanello d'allarme, che punto sta la Lazio? No, bisogna migliorare, nessun campanello d'allarme, nessuna rivoluzione, nessun niente, noi bisogna migliorare quello che oggi abbiamo fatto male e ripeto, non è questione di numeri o di giocatori, anche se adesso cominceremo a dire mancava questo, doveva giocare questo o quell'altro, è una questione che la squadra doveva mantenere quello che ha fatto il primo tempo per tutta la partita. Bene, grazie.